faresti mai tagliare i capelli così? Oppure cureresti mai una carie così? Tutto questo è assurdo, come assumere degli antibiotici nel modo sbagliato. Gli antibiotici giocano un ruolo importante nella nostra vita. Prendili correttamente. Shorty go jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like fashion over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she baby. Said, what you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm bout to go. Amici di Dinamo TV, buonasera e ben ritrovati con il nostro TG. Come avete visto dal sommario, ricchissimo, tanti gli argomenti all'ordine del giorno, iniziando dall'esclusione di Roma dal campionato. La squadra del patron Toti rischia addirittura la radiazione, la cancellazione, perché deve pagare 600.000 euro di multa come da Consiglio federale stabilito, e dunque brutte notizie per quanto riguarda il basket capitolino, che potrebbe davvero ritrovarsi cancellato dalla geografia del basket. Abbiamo visto cosa è successo a Bologna con l'esonero di Djordjevic, poi reintegro il giorno dopo, con Bologna che poi ha vinto sotto di 18 a Monaco, ha fatto filotto, 8 vittorie e 0 sconfitte in Eurocup, ha dato un segnale, è rientrato anche il caso Marković. Dunque, secondo Baraldi, poi ha dichiarato: siamo usciti ancora più compatti dopo questa situazione, staremo a vedere nelle prossime partite. Poi ci sono state tutte le coppe europee, non la Dinamo che giocherà mercoledì prossimo, ma l'Eurocup, l'Eurolega. Milano, vittoria fondamentale a Mosca con il Khimki, giocherà poi con il Barcellona, 7 vittorie e 4 sconfitte per la squadra di Messina, con un grande Zach Lidey e con uno strepitoso Shavon Shields, e dunque Milano nelle zone alte da playoff dell'Eurolega. In Eurocup passano, come detto, la Virtus Bologna che ha fatto punteggio pieno, e Trento che, nonostante la pesante sconfitta di Lubiana con il Cedevita, era già qualificata. Difficoltà invece ovviamente per Venezia, che ha il roster rabbrecciato dopo le due partite recuperate perse con Bourg-en-Bresse, è stata sconfitta in casa anche da Badalona, mentre Brescia ha perso con Malaga, ma praticamente era fuori dai giochi. In Champions League
Grande partita di Brindisi, fondamentale vittoria nel girone molto equilibrato, la vittoria è arrivata ad Ostenda 92 a 80, determinante, Brindisi due vittorie e una sconfitta, invece seconda sconfitta in due partite per la Fortitudo che dopo il cambio di allenatore, esordito Stefano Comuzzo in attesa ovviamente dell'esordio di Dalmonte in campionato, ha perso proprio con Bilbao, ma ieri poi c'è stata anche la grandissima prestazione nella storia dell'Eurolega, un record per Achille Poronara con 15 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, 5 stoppati non sono bastate nella sconfitta del Baskonia col Maccabi Tel Aviv, ma continua a crescere. Archiviata la sconfitta contro Empoli di sabato scorso al Palace Serra di Migni, le ragazze di Coach Antonello Restivo si preparano al secondo impegno casalingo consecutivo. Sabato, infatti, alle 20:30 sarà alzata la palla 2 della sfida contro Broni, valida per l'11ª giornata della Tech Find Serie A1. Quella con Broni è una sfida fondamentale per il cammino di Cinzia Arioli e compagne, come ha sottolineato il nostro Coach Antonello Restivo, di cui sentiamo subito le parole. La partita sabato sarà una partita molto importante, una partita che secondo me bisogna approcciare bene, bisogna approcciare con la giusta mentalità, la giusta aggressività, bisogna iniziare a capire che le partite non sono tutte uguali, questa non è uguale alle altre, e non lo è anche perché siamo in casa, perché dobbiamo iniziare a far sentire, anche se non c'è pubblico, ma questo è da tutte le parti, e quindi dobbiamo far sentire un po' il fattore campo, e questo si fa sentire semplicemente alzando ovviamente l'intensità difensiva. In questo campionato non si può sottovalutare nessuno. Broni è una squadra che quest'anno ha fatto benissimo gli altri anni, l'anno scorso e anche 2 anni fa era la squadra di rivelazione del campionato, e ha avuto dei problemi con delle straniere, e quindi ovviamente è partita così, però assolutamente ha un'identità importante, ha un'identità di squadra, ha delle giocatrici italiane molto interessanti, come Orazzo, come Madera, che è una molto molto interessante, è dentro il giro della nazionale, quindi è una squadra assolutamente da prendere di petto, da aggredire, da fargli ragionare, da cercare di incastrarli nel nostro tipo di sistema. Stiamo allenando bene già da una settimana, avevamo qualche problema ovviamente di condizione al rientro dalla situazione del Covid. Devo ringraziare la società, devo ringraziare Roberta, devo ringraziare Giovanni, Federico, che mi hanno dato la possibilità di alzare l'intensità utilizzando quattro ragazzi, e quindi ho potuto cercare di alzare l'intensità fisica, e questo per me è una cosa molto importante, e quindi abbiamo fatto delle settimane importanti, che anche questa settimana abbiamo lavorato veramente bene da quel punto di vista. E stiamo recuperando le infortunate. Il fatto che Fechette abbia fatto le ultime due partite anche a Costa, secondo me ho avuto i primi segnali di positività da questo punto di vista, è una cosa che a noi interessa e giova molto. Ci proiettiamo invece sulla Serie A maschile, domenica, l'11ª giornata del campionato di Lega Basket, a Sassari arriva Treviso, la Treviso di coach Max Menetti, che Sassari conosce molto bene, la Treviso di David Logan, che per la prima volta da avversario calcherà il parquet del Palace Serra di Migni. Sentiamo i due allenatori all'antivigilia della sfida, le parole di Max Menetti, per cui ringraziamo i colleghi dell'ufficio stampa di Treviso, e le parole di coach Gianmarco Pozzecco. Innanzitutto un saluto a tutti gli amici della Dinamo, Dinamo TV, tutti i tifosi di Sassari. Beh, insomma, sarà un piacere portare per la prima volta Treviso targata TBB a Sassari, e insomma sarà anche un viaggio credo piacevole per tutti, al di là che purtroppo sarà una cosa che tutti i tifosi di Sassari potranno godere solo attraverso lo schermo, che tornerà a Sassari anche David Logan. Stavamo parlando proprio adesso con David, che proprio la sua ultima partita con Sassari la fece contro la mia Reggio Emilia nel secondo anno, diciamo nell'anno dopo dello scudetto, proprio nei quarti di finale di playoff,
e nient'altro, insomma, devo dire la verità. Ho sempre detto che ho solo dei, al di là di come finì la partita, ho sempre bellissimi ricordi di quel periodo, ricordi belli di una sfida bella, franca, dura, quindi insomma verremo sicuramente pronti cercando di fare la nostra partita migliore, con grande rispetto di una grande società, di un allenatore Poz che ha dato veramente una fisionomia e un'identità alla squadra fantastica nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni, sia sotto l'aspetto tecnico ma anche e soprattutto sotto l'aspetto emotivo. Essere focalizzati su noi stessi, sulla nostra crescita, continuare ad avere la mentalità difensiva che abbiamo avuto contro la Virtus, che però, ad essere sincero, è iniziata secondo me già durante la scorsa settimana. C'è stato un cambiamento evidente e spero che i ragazzi abbiano la capacità di rendere questi automatismi difensivi abitudinari, ecco. Prima di tutto sono contento che Logan torni a Sassari, e sono contento per lui, se lo merita. Mi dispiace solo che il pubblico non possa accoglierlo per come merita, e perché non c'è. E queste sono le cose belle che in questo momento purtroppo non possiamo vivere. Sicuramente Logan è un giocatore molto forte, ma ce ne sono altri a Treviso e quindi ma sarà, ripeto, con tutto rispetto parlando per Logan e per Treviso, noi dobbiamo continuare sul nostro percorso di crescita. Mi aspetto che abbia costanza, ho parlato con lui qualche giorno fa e solo la costanza può portarlo ad essere necessario a questa squadra. Tony ci aiuta ad avere più dimensioni e per quanto riguarda il gruppo e l'atmosfera, io dico sempre una cosa all'inizio dell'anno ai miei giocatori, che è questa. Io non sono assolutamente fatalista, Paolo, penso che tutto quello che uno ottiene nella vita, se vinci la lotteria no, perché è, come dire, un qualcosa che accade una volta nella vita, quindi non è un qualcosa che rientra in una ripetitività della quotidianità. Però fondamentalmente noi quando ci giriamo e tracciamo, come dire, una conclusione a un certo punto della nostra vita, noi siamo il frutto di quello che abbiamo seminato. Rispetto a questa cosa, rispetto all'atmosfera, al gruppo che si crea in una squadra di pallacanestro, io all'inizio dell'anno dico: sappiate che non è un qualcosa che deriva dalla coincidenza di mettere 10 persone che possono andare d'accordo, ma è una responsabilità che ognuno di noi viviamo ogni giorno. Ogni giorno abbiamo questa responsabilità, fare in modo che l'atmosfera sia ogni giorno migliore. Ovviamente all'ordine del giorno, lo avete appreso ieri nel nostro comunicato ufficiale dinamobasket.com, il rinnovo fino al 2024 di Federico Pasquini, lo abbiamo sentito in questa breve intervista che poi rimanderemo ovviamente integralmente su tutti i nostri canali. Molto contento in primis della fiducia che la società ha riposto nei miei confronti, dare continuità a un lavoro che va avanti da 10 anni, comunque sia, non lo si fa soltanto per amicizia ma lo si fa perché c'è qualcosa dietro. Dall'altra parte io sono ben felice di lavorare qua perché è una situazione dove comunque sento sempre la fiamma molto accesa, sento molto fuoco dentro e questo penso sia la base per poter ogni giorno cercare di fare il proprio meglio, sia a livello di gestione del quotidiano della squadra, sia a livello di ricerca quando c'è da fare in modo di modificare le squadre o di trovare giocatori nella parte del mercato, che ormai è una parte che riguarda tutte le annate sportive, non più soltanto l'estate. Secondo me abbiamo fatto un grande lavoro. Ad oggi devo riconoscere che, tolta la partita di Trieste, qua in casa, che è stata una partita particolare, una partita che abbiamo sbagliato,
le altre sconfitte, parlo di Venezia, parlo di Trento, soprattutto fuori casa, c'erano delle ragioni di natura fisica importanti, e giocare contro Brindisi in questo momento con dei giocatori che erano stati colpiti dal coronavirus ci ha tolto qualche equilibrio. Siamo 3 su 3 a livello di Champions contro avversari secondo me importanti per questo tipo di competizione europea, per cui siamo contenti, e siamo contenti soprattutto del fatto che vediamo quella squadra a margine. Venendo a Bologna è stata una partita di nervi, e secondo me le partite di nervi ti lasciano sempre un gusto maggiore rispetto a quelle dove tiri con il 60% da 3 punti, che ti può capitare una volta ogni 4 mesi, per cui dobbiamo partire da lì, capire che lì abbiamo vinto perché abbiamo difeso, dobbiamo capire che anche facendo una partita offensivamente parlando normale, se poi difendi in quella maniera lì puoi battere veramente chiunque. Stanno crescendo i ragazzi che hanno avuto problemi sia fisici che di coronavirus, ci vuole ancora pazienza con alcuni giocatori, in primis Tillman su tutti, perché è sotto gli occhi di tutti che non è quello che abbiamo visto, e dobbiamo andare avanti così, ragionando sul fatto di farci trovare sempre pronti, di sfruttare le occasioni, specie quando si è al completo, perché col coronavirus quando si è al completo è una fortuna. Chiudiamo quindi con il meteo della Lega Basket, con le principali piazze del basket italiano. Splende sicuramente il sole nel cielo delle squadre più in forma del campionato. Parliamo ovviamente dell'Olimpia Milano in battuta, parliamo di Brindisi che ha ritoccato il proprio record societario, e parliamo di Treviso che arriva a Sassari con una mini striscia di vittorie aperte tra stagione regolare e recuperi delle partite saltate a causa del Covid. Cielo parzialmente soleggiato sulla Dinamo Sassari, che dopo la grande impresa, la Segafredo Arena sulla Virtus Bologna, deve confermare la continuità difensiva mostrata proprio sul parquet a Basket City. Splende il sole parzialmente anche su Pesaro, nonostante la sconfitta di Treviso, su Trento, su Cremona e su Brescia. Brescia in particolare ritrova il sorriso dopo l'esonero di coach Enzo Esposito e l'arrivo in panchina di coach Buscaglia, e un'altra grande vittoria. Tempo variabile, diremmo quasi impazzito, sul cielo della Virtus Bologna, che ha vissuto 48 ore dalla tempesta all'arcobaleno e al sereno, perché c'è stato l'esonero dopo la sconfitta con Sassari di coach Giorgevic e del suo staff, il reintegro e l'ottima vittoria dopo il parziale subito in Eurocup da parte di Milos Teodosic e compagni, che auspichiamo possa essere l'inizio del nuovo corso per una piazza importante come la Virtus Bologna, che non ha mai nascosto le grandi ambizioni. E invece il tempo è nuvoloso su 3 piazze italiane. Parliamo di Venezia, ancora in difficoltà dopo le numerose positività sia in campionato che in coppa, per Varese che è stata sconfitta nell'ultimo turno e per Reggio Emilia che ha rimediato una sonora sconfitta al ritorno sul parquet. E infine ci sono temporali su Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Cantù e Trieste per motivi diversi. La Fortitudo la scorsa settimana, nello scorso weekend, tutto incentrato sulle problematiche di Basket City, ha salutato Meo Sacchetti, che è stato esonerato dopo la sconfitta con Brescia. Adesso è stato ufficializzato Luca Dalmonte, il nuovo tecnico, ed è chiaro che bisognerà risollevare le sorti della F. La Virtus Roma, scomparsa, ha annunciato il ritiro dal campionato nei giorni scorsi. Si chiude un cammino fatto di 60 anni di storia che ha portato Roma anche sul tetto di Europa. È chiaro che il pensiero va ai tanti tifosi, è una piazza importante come la capitale, dove speriamo e auspichiamo possa tornare il grande basket. Cantù, che deve fare i conti, oltre alle difficoltà della ripresa, anche con gli infortuni, uno fra tutto quello di Jamie Smith, che non può festeggiare al meglio le 1000 panchine di coach Cesare Pancotto. E infine Trieste, che al momento è la piazza più colpita dai casi di positività del coronavirus e al momento non si proietta un ritorno in campo.
shawty, come here, take your place. Body, body, would you my love to define me? Wanna play ball, play out the line. Wonder why your girl always wanted. Anche di mercato, perché ovviamente con l'esclusione di Roma tante società piombano sui giocatori appunto della Virtus, da Baldasso, Anta, Campogrande, davvero c'è tanto fermento per quanto riguarda il mercato. La pillola di un minuto e mezzo con Giuseppe Sciascia, che è il nostro esperto di mercato, Super Basket, la Prealpina, e dunque sentiamo cosa ci dice. Giocatori che sicuramente riscontrano interesse in un contesto di Serie A dove chiaramente c'è una retrocessione in meno, si passa da 2 a 1, ma giustamente nessuno vuole prendere la pagliuzza più corta, per cui l'occasione di prendere giocatori italiani o stranieri liberi adesso, già vistati forse, perché bisogna capire ancora se la cancellazione delle partite della Virtus fa valere le famose 5 partite per il visto, potrebbe aprire comunque degli scenari interessanti. Oggi come oggi, devo dire, non se n'è piazzato ancora nessuno, però ci sono sicuramente trattative in corso per Ant, Cantù in Italia è quella più calda, avrebbe anche delle opzioni all'estero, credo che comunque la sua agenzia stia vagliando un po' tutte le opzioni. C'è stato anche un mezzo sondaggio da parte di Venezia, che però cerca un giocatore a gettone, evidentemente, perché comunque la situazione di Watt non è ancora del tutto sistemata, però alla fine non credo che Ant accetti di andare a gettone. Per Bin sicuramente Varese è l'opzione più calda, anche se comunque la stessa Reggio Emilia si guarda intorno in cerca di un sostituto di Blooms e potrebbe pensarci, così come potrebbe pensare a Baldasso, che alla fine, se vogliamo, forse il giocatore, anche guardando le cifre che ha avuto a Roma, più appetibile di tutti, però in questo momento non ha una destinazione ancora ultimata. Reggio potrebbe essere una chance, che cerca comunque un 1-2 al posto di Blooms. Una chance poteva essere la Fortitudo, visto che poi il mio Sacchetti l'aveva chiamato in azzurro nella sua ultima finestra di Tallinn. Ma con Luca Dalmonte, col cambio allenatore, la sensazione è che la Fortitudo stia guardando più verso un rinforzo lungo e interno, un giocatore straniero per dare un po' di supporto alla difesa, quindi non è chiaro se Baldasso è ancora un obiettivo. Campogrande per ora sarà ospite, soltanto ospite di Venezia, in attesa di trovare collocazione. Comunque chiaramente sono tutti giocatori che possono in qualche modo aiutare o magari anche svoltare nel contesto tattico giusto le difficoltà di qualcuno. Per quanto poi riguarda la Champions League, la Dinamo giocherà mercoledì con i danesi del Bakken nella prima giornata di ritorno, appunto poi ci saranno le due trasferte con Tenerife e Galatasaray per chiudere il girone, dove la Dinamo ha 3 vittorie e 0 sconfitte, però poi non ci saranno direttamente le top 16 perché la BCL ha deciso in corsa di cambiare, di ricambiare format. Le prime due classificate dei 4 gironi formeranno 4 degli 8 gironi, scusate, formeranno 4 gironi da 4. Le prime due classificate passeranno poi ai quarti di finale di eliminazione diretta e poi ci saranno ovviamente le Final Four. Chi vorrà vincere poi, diciamo così, la Champions League dovrà appunto giocare altre 10 partite per arrivare fino in fondo alla competizione europea.
spazio ovviamente anche alla nostra borsa valori con i migliori giocatori del campionato nell'ultimo turno, con i loro titoli che salgono e quelli peggiori ovviamente a livello di prestazioni. Sicuramente Cremona sta facendo un grandissimo campionato, ha vinto anche il recupero come detto con Cantù nettamente 101-67, 4 americani in grande evidenza, i due Williams lì sotto le plance, ma soprattutto Dalton Holmes che sta giocando un campionato strepitoso, più 10%, sicuramente l'MVP fino ad oggi probabilmente con il milanese Zach Lidey, che non inseriamo nella classifica ma che sta giocando un Eurolega e un campionato davvero pazzeschi, l'ex Zalgiris Kaunas davvero fantastico nelle sue prestazioni, soprattutto nel ruolo di 5. Perkins MVP di Lega Basket più 7%, 33 di valutazione nella vittoria interna di Brindisi proprio contro Cantù, più 5 per il prossimo avversario della Dinamo, ovvero Sokolowski, che con 23 punti ha trascinato Treviso alla vittoria contro Pesaro, più 3 per Gary Brown di Trento nel blitz della squadra di Brienza a Venezia, con doppia doppia con 11 assist per il playmaker dell'Aquila, e più 1 per il ritrovato Drew Crawford nella vittoria di Brescia appunto 99-85, l'esordio di Buscaglia che è costato poi carissimo a Meo Sacchetti per esonerato dopo la sconfitta 99-85. Scendono le quotazioni meno 10% di Massenat, 0 in 17 minuti nella sconfitta appunto di Pesaro a Treviso, meno 7 per Bostic, l'ex Dinamo solo 4 punti, 1 su 9 nel campo nella sconfitta nettissima in casa di Reggio Emilia contro Cremona, tra l'altro tagliato Yanis Blooms, che ha dichiarato sui giornali: la prima volta che mi capita di essere tagliato in 22 anni di carriera, ho ancora almeno 25 minuti buoni sulle gambe, spero di trovare un'altra opportunità in Italia. Queste le parole di Blooms. Meno 5 per Aradori, 2 su 9 a Brescia, ma diciamo che è un momento, è un meno 5 della stagione, dell'inizio di stagione di Aradori, tutt'altro che positivo. Lo stesso vale per Ruzier, meno 3%, 1 su 7 nel derby con Milano, ma in generale Ruzier sta inanellando non sicuramente prestazioni all'altezza del ruolo e della responsabilità che gli aveva affidato Varese, e meno uno per Jeremy Chappell di Venezia, che tante volte è stato protagonista dei successi della squadra di coach De Raffaele. Brutta partita però in casa con Trento. Questa era la nostra borsa valori, noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità e torniamo subito da voi. All'ultimo progetto della Fondazione Dinamo, già da marzo attivissima nella lotta all'emergenza coronavirus. Due giorni fa è stata annunciata la partecipazione attiva della Fondazione Bianco-Blu al fianco di Ares ATS nello screening regionale. La Fondazione del Club ha acquistato, grazie a una generosa donazione del main sponsor Banco di Sardegna, ancora una volta al fianco del club nelle più importanti battaglie dentro e fuori dal campo, i tamponi rapidi. È possibile prenotare dal personale medico convenzionato al numero che leggete in sovraimpressione il proprio tampone rapido. Il costo del tampone viene donato dalla Fondazione Dinamo, si paga solo e soltanto il servizio di prelievo orofaringeo e quello dell'esito che viene dato entro la giornata. Una possibilità in più per poter rientrare nello screening regionale e beneficiare di un servizio grazie alla collaborazione della Fondazione Dinamo. L'invito ovviamente è di prenotare il vostro tampone rapido al numero che vedete in sovraimpressione. La speranza è che innanzitutto riesca a risolvere questa brutta pandemia che stiamo vivendo, e poi in secondo luogo speriamo di tornare al palazzetto a tifare tutti insieme, perché comunque ci manca tutto, ci manca il calore del pubblico, il calore appunto del palazzetto, vedere la squadra, poterli incitare, è un qualcosa che appunto ci manca. Quando sarà possibile tifare come appunto vogliamo noi, saremo i primi a sostenere la squadra come abbiamo sempre fatto. Doverlo fare con le distanze e tutto, capisci bene che era un qualcosa di impossibile, anche appunto fisiologicamente era impossibile farlo.
Impossibile, però ci sentiamo sempre, commentiamo le partite la domenica. Pensiamo che questa sia una squadra con un potenziale incredibile, sono anche ragazzi giovani, quindi bisogna anche dare il tempo, però ripeto, un potenziale incredibile di questa squadra, abbiamo piena fiducia, la vittoria di domenica lo ha dimostrato, tra l'altro abbiamo anche, se me lo consenti, rosicato, perché essendo anche una trasferta con un ponte di mezzo, una festività, saremmo stati in tanti secondo me lì, avremmo potuto festeggiare insieme alla squadra domenica. Innanzitutto crescere sia numericamente che appunto dal punto di vista del tifo, tra un po' facciamo anche i 20 anni, quindi anche per quella data lì vorremmo anche organizzare un qualcosa, quindi crescere sempre di più, perché non si finisce mai, non si smette mai. Arionline presenta SCART 2020, un innovativo rilevatore di temperatura con scanner biometrico per il controllo degli accessi nel rispetto delle norme e dei protocolli di emergenza Covid. Prima di consentire l'accesso, lo SCART rileva la temperatura corporea a distanza e verifica se la persona indossa o meno la mascherina. Può essere collegato a qualsiasi moderno software di rilevazione presenze. Contattateci ai nostri riferimenti per qualsiasi richiesta. Thank you.